Black Panther on the prowl. Hear me purr, hear me growl. I was fearless, fearless. I'm wearing my slinky boots. I'm wearing my kooky mood. Now they seem to. Io sono appassionato di gotico e tutto ciò che è dark, eccetera. Allora era bello fare un'interpretazione completamente surreale, completamente al negativo visivamente, giusto? Quindi è tutto bianco, tutto candido, sono delle vedove bianche. Abbiamo cercato di trasportare con il look delle donne più a delle atmosfere 70, quindi cinema di un certo tipo, il cinema surreale che fa parte sempre anch'esso della mia cultura. Spero che venga tutto abbastanza irreale. Questo sarebbe veramente l'obiettivo a cui vorrei raggiungere da un certo punto di vista. Le donne un po' irreali, trasparenti, anche il trucco è molto trasparente. Ci sono fiori da matrimonio o da funerale, perché non si capisce, potrebbero essere garofani come crisantemi che fanno micro pellicce applicati su tulle a mano, tutto molto lunga lavorazione dietro, in contrasto con pantaloni con effetto matelassé, tessuto da scherma. I plissé sono sfumati, sono spruzzati a mano e formano, non dico dei palloncini, ma dei rimborsi, e sono formati da degli elastici a fiocco che sono proprio l'elastico un po' da scherma, no? Un elastico elegante questa volta. Nidi d'ape che rappresentano proprio il periodo in organza, e giacche ipercostruite con anche rinforzate da tulle, maniche nido d'ape da spadaccina, bordi in pelliccia, perché sono poi, per me questi fiori sono pellicce fondamentalmente. O abiti virginali che sono più delle sottovesti per andare a dormire, un po' questo il concetto, c'è una parte che è come loro vanno a dormire da sole, capito? Nella loro solitudine, nel ricordo. Donne pantaloni a vita alta con effetto bustier e abiti in organza con rouge ripiegate a multistrati, sempre tutto in toni diversi di bianchi, perla, grigi ghiacci. Rising up, shaking it off. La collezione è tutta assolutamente chiara, e tranne questo finale che sarà tutta molto statica, tutta molto in degradé, non ci sono uscite bianco, ghiaccio, bianco azzurrato e grigio lavanda, che è l'unico colore funereo reinterpretato per la collezione.
Abbiamo scelto delle donne con la pelle trasparente, assolutamente bianche, ottocentesche pure, con il trucco è rosa-rosso, perché forse hanno pianto, no? Molto, quindi gli occhi si sono arrossati. Molto semplice, e c'è la mia amica, mia icona assoluta che chiude la passerella, che è Simonetta Gianfelici, che è una donna di cui sono innamorato, realmente, sinceramente.